davvero un bel gruppo qui. La gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa alla ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Banditi! Non lasciamoli entrare nell'edificio! Guardiamoci a fare. Io guardo.
pagherai per questo! Guarda qua! Figlio di t***a! Guardami! Avanti! Avete visto qualcosa? Li vediamo! Andiamo al ponte! Salve! Dei banditi entrano nella difesa! Potete uscire di lì! Siamo in trappola! Veniamo a prendervi, restate! Harry, nasconditi! Maria, merda! Sembra piuttosto complicato. Gira il bastardo! Thank you.
Eccoli quei figli di puttana! Raggiungiamo le ragazze! Dietro di te! Joel, fai quello che devi! Kenny l'ho occupato. Davvero un niente. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto: dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, ai tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi, ehi, sei ferita? No! Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Puoi lasciarmi in questa situazione? Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dopo. Certo. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. È riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Oh, cazzo, da che parte? L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Piano. Ecco. Sì. Vedi le tracce? Forza.